Andiamo direttamente in trasmissione. Allora, parliamo un attimino di quello che avete sentito oggi, visto che Mario non c'era e c'ero io e Francesco a mettere su quello che arrivava. C'è stata un'incazzatura da parte di moltissime persone quando hanno sentito altre persone che esprimevano un po' quello che avevano dentro il cuore. Quando si ascolta il diverso, quando si ascolta il disperato, quando si ascolta quello che arranca nella costruzione di se stesso, quello che si illude di costruire se stesso, oppure lo sta comunque facendo al di là dei suoi sforzi, al di là delle sue visioni, del suo percepito, se non è l'imprenditore, se non è quello che vi chiede di non pagare le tasse, allora fa schifo. Fa schifo al punto tale da telefonare e insultare pesantemente, cioè tocca delle corde talmente profonde che costringe una serie di individui a telefonare per insultare, ed è soltanto per insultare. Questa molla che ha spinto queste persone a telefonare per questo e per questo motivo, e che ha spinto anche, vabbè, siamo perdi anche che cosa, è la stessa molla che va a costruire i campi di sterminio. È la stessa molla portata da pulsione di morte. È la stessa molla che dice che il diverso non deve esistere, l'handicappato fa schifo, rompe i coglioni, il pezzente, il mendicante che allunga la mano rompe le palle, il venditore di fiori e semafori rompe le scatole, la vecchietta che chiede soldi o l'immigrato che chiede soldi fa schifo. Questa è la molla che ha spinto queste persone a telefonare qui. È stato un vero peccato che non abbiamo registrato l'intera sequenza della trasmissione, perché era un esperimento sia dal punto di vista psicologico sia dal punto di vista emozionale notevole. E allora, quando mi venite a dire che voi non conoscete, non sapete che cos'è la disperazione del mondo che vi circonda, non sapete che cos'è la sofferenza, non sapete che cos'è l'arrancare sulla strada della vita, non è che siete solo bugiardi, ma siete dei lazzaroni. E quando dico che siete dei lazzaroni, dico che siete la specie più spregevole di lazzaroni, perché avete chiuso il vostro cuore al sentire, al percepire, ai desideri, ai pensieri, ai sogni delle persone, e siete disposti a qualsiasi bassezza, a qualsiasi vigliaccata, per fare in modo che le vostre orecchie non sentano, i vostri occhi non vedano. E quando le orecchie e gli occhi non sanno vedere gli sforzi del mondo che ci circondano e gli sforzi dei piccoli uomini, beh, si è solo cristiani, non c'è altro. Al cristiano il povero fa schifo, il povero lo avete sempre con voi, potete sempre fare quel cazzo che volete. L'uomo che arranca fa schifo, si costruiscono campi di sterminio, si costruiscono altre cose, e questo non va assolutamente bene. La copiatrice, ok, scusate un attimo, parto un attimino con un po' di musica. Comunque il discorso non è chiuso qua, eh. Arrivo fra due secondi. Dirlo per intero, ma lo spettacolo fu avvincente e la suspense ci fu davvero. Attenti al gorilla di cento. Scusate, ma c'era un problema sulla fotocopiatrice della cooperativa. E voglio dirvi questo. Chi non riesce a sentire questo, per me, può soltanto scendere in piazza per non pagare le tasse, può soltanto chiedere di danneggiare il sistema sociale, ma non va a costruire la vita. L'esperimento l'abbiamo fatto noi per mandare in giro, con tutto il rispetto che noi abbiamo per quelle persone che arrancano tutti i giorni, affrontano le contraddizioni e affrontano la loro anima. Quelle persone che hanno telefonato per insultare non hanno capito un cazzo. Comunque va bene così. Per noi è stato estremamente utile questo, e adesso sappiamo con che occhi e con che animo dobbiamo guardare quelli che hanno paura di guardare in faccia la realtà che li circonda. E la paura della realtà che li circonda la troviamo proprio stasera, e la troviamo stasera visto che andiamo ad affrontare la questione della pulsione di morte. Affrontiamo proprio la pulsione di morte, vediamo un attimo se riesco a, visto che l'avevo chiuso ancora, vista dal punto di vista della stregoneria e del paganesimo.
Pulsione è un termine usato in psicologia e in psicanalisi. Leggiamo il significato di pulsione dal dizionario Garzanti della lingua italiana, che definisce pulsione stimolo psicofisico, energia libidica che preme verso una meta, che tende a scaricarsi su un oggetto o attraverso un oggetto. Si differenzia dall'istinto in quanto non è predeterminata ereditariamente. In psicanalisi si hanno altre forme di pulsioni, tutte legate a forme istintuali o ereditarie, come la pulsione sessuale, la pulsione di vita. Solo la pulsione di morte e di autoannientamento non ha radici fisiologiche, ma risponde a stimoli esterni. La pulsione di morte è una risposta soggettiva a precise sollecitazioni di origine sociale ed educazionale che si presentano all'individuo con una tale forza da costringerlo ad aderirvi, da costringerlo a non sentire il mondo che lo circonda. Una volta che l'individuo ha aderito a quanto le sollecitazioni proprie della pulsione di morte hanno richiesto, ripropone le richieste in ambito sociale ed educazionale come elementi naturali del proprio esistere. In questo piccolo trattato tento di separare la pulsione di morte dai fenomeni che la manifestano e la nutrono nel sistema sociale o negli individui. È necessario fare questo perché la pulsione di morte può essere descritta soltanto per i fini che persegue e per le strategie che nei diversi contesti sociali, culturali e morali mette in atto per giungere a quei fini. Della pulsione di morte in se stessa non possiamo parlare, in quanto non si caratterizza per elementi precisi, elementi fisici o comportamenti determinati. Non è un oggetto descrivibile in sé, ma individuabile attraverso le sue manifestazioni. Io non posso dire questo comportamento è un comportamento dettato dalla pulsione di morte, generalizzando quel comportamento. Chiunque si comporta in questo modo risponde alle necessità della pulsione di morte. Non lo posso fare. È come per il non uccidere. Si può uccidere per pulsione di vita o per pulsione di morte. Si può uccidere per interessi economici o in difesa di grandi valori morali o di piccole meschinità. Non necessariamente uccidere è manifestazione della pulsione di morte. È sempre manifestazione della pulsione di morte quando ad uccidere è un potere di avere, un comando sociale che attraverso l'uccidere riafferma il proprio diritto al possesso degli individui, il diritto di terrorizzare quanti restano vivi per sottometterli al suo comando e al suo dominio. Diventa riproduzione della pulsione di morte quando gli individui, fagocitando questo modo di rapportarsi, lo riproducono come proprio modo di fare e proprio modo di essere. La pulsione di morte non è caratterizzata dalle azioni in se stesse, ma dal fine a cui quelle azioni tendono. È dal fine a cui le azioni tendono che noi siamo in grado di individuare la pulsione che le genera. Cosa diversa dal concetto giuridico, dove un'azione viene giudicata in quanto ha violato una norma al di là delle finalità della norma stessa, salvo poi accreditare delle attenuanti o delle aggravanti. A me i fini giuridici in questo momento non interessano. Interessano, ai fini di questo breve scritto, gli effetti che la pulsione di morte ha sugli esseri umani, come li costringe a modificare le loro emozioni e le relazioni che questa modificazione introduce nelle loro relazioni col mondo che li circonda. Il primo elemento che dobbiamo considerare è che la pulsione di morte non ha addentellati nella fisiologia dell'individuo, ma ha una sua rappresentazione nella degenerazione fisica. La pulsione di morte non esprime dei caratteri emozionali all'interno dell'individuo, se non come caratteri di adattamento della specie, tipo il rapporto madre-figlio, che può essere di vita o di morte a seconda dell'azione della madre, ma giustifica la sua azione di devastazione emozionale equiparandola alla degenerazione fisica dell'individuo. È come se la pulsione di morte affermasse: come il tuo corpo degenera, anche le tue emozioni devono degenerare. Questa azione progredisce per effetto delle imposizioni sull'individuo. Le imposizioni hanno lo scopo di imporre all'individuo appena nato dei modelli comportamentali adeguati alle aspettative del sistema sociale in cui vive. Appena nato è un'esigenza sociale determinata dall'allontanamento del sistema sociale dai canoni di sviluppo naturale dell'essere umano. Tanto più un sistema sociale si è allontanato da un modello di sviluppo legato all'essere natura, e con tanta più violenza i nuovi nati devono essere indirizzati in quella direzione per alimentare lo sviluppo del sistema sociale stesso. Nel suo piccolo trattato L'io e l'essa, Freud
affermava che mentre la pulsione di vita, che egli identificava con Eros, persegue il fine di complicare la vita allo scopo naturalmente di conservarla, aggregando in unità sempre più vaste le particelle disperse della sostanza vivente, la pulsione di morte era quella a cui compete il compito di ricondurre il vivente organico allo stato privo di vita. Continua Freud. Siamo invece soddisfatti di poterlo indicare per la pulsione di morte, così difficile da comprendere, un rappresentante nella pulsione di distruzione, alla quale l'odio indica la via. Il problema che Freud non affronta è la scomposizione esistente fra vita psichica e vita fisica. Per lui la vita fisica, e non voglio sentire contestazioni perché lo dico dal mio punto di vista, per lui la vita fisica non è una tappa di costruzione della vita psichica dell'individuo. L'individuo, vivendo, non costruisce se stesso, ma vive in una contrapposizione fra pulsione di vita rappresentante dall'eros e da una pulsione di morte disgregatrice. C'è un'evidente trasposizione fra la degenerazione fisica e la degenerazione psichica dell'individuo, dove dalla libido dell'eros si passa all'odio distruttivo. In tutto il suo trattato Freud pone al centro del suo discorso la conflittualità fra l'io, es e superio, una conflittualità tutta interna all'individuo, una conflittualità dalla quale non c'è scampo. Ciò che Freud vuole assolutamente ignorare sono le condizioni esterne alle quali l'individuo si adatta. Questo è il grande terrore di Freud, quando a Freud gli viene fatto notare che forse oltre alle patologie psichiatriche possono esserci anche le miserabili condizioni sociali e morali in cui la gente vive a Vienna, o avete sentito le reazioni oggi, preferisce fuggire per non affrontare le problematiche della vita. Il suo trattato è una degenerazione intellettualistica intimistica di un conflitto che l'individuo sta vivendo all'atto stesso del concepimento, non solo come individuo della specie e pertanto portatore di tutte le tensioni che la specie ha accumulato nel suo processo di adattamento nelle ere precedenti, ma è un conflitto che, iniziato nel grembo materno, ha proseguito nella relazione fra il soggetto che cresce e il mondo in cui sta crescendo, dove le esigenze del mondo si impongono sull'individuo pretendendo che questi si adatti alle sue sollecitazioni. La vita come un processo di costruzione emozionale e psichica dell'individuo è cosa ignota a Freud e, anche se fosse entrata nella sua concezione, scartata prioristicamente in quanto in aperto conflitto coi preconcetti della sua struttura educazionale alla base dei suoi lavori. In Freud tutto è statico, tutto è creato, tutto deve essere rimosso o individuato, nulla si aggiunge e nulla si costruisce nell'individuo. Per Freud la pulsione di morte è una componente dell'individuo, appartiene al suo superio e tenta di imporsi sulla pulsione di vita eros espressa dall'essa. Le stesse turbe psichiche sono sempre trattate come interne all'individuo. Diversa è la questione in Reich. Reich, partendo dallo studio dell'orgasmo, indica il processo orgasmico con la formula tensione carica scarica rilassamento. In un secondo tempo Reich estende questa formula ai processi di sviluppo biologici. Non un individuo diviso con conflittualità fra diverse personalità, ma un individuo che procede attraverso un processo continuo di tensioni cariche e scariche e rilassamenti per ricominciare a caricarsi in risposta a tensioni, eccetera, eccetera. Questo processo, individuato da Reich, è un processo di costruzione soggettiva, dove la crescita dell'individuo è la differenza che rimane al soggetto fra quanto carica e quanto scarica. Questo processo di costruzione soggettiva può essere visualizzato come la quantità di cibo che si trasforma in individuo quando viene ingurgitato e le feci espulse. Dove tanto più numerose sono le tensioni carica-scarica-rilassamento, e tanto maggiore è qualitativamente e quantitativamente la crescita dell'individuo. All'interno di questa formulazione Reich individua la pulsione di morte descrivendola come Derli Orgon, Dor, ossia orgone letale. La scoperta di Reich altro non fa che confermare, o se preferite, a definire in maniera diversa quella che gli stregoni chiamavano effetti della magia nera. Che cos'è in sintesi l'orgone letale di Reich? Altro non è che un processo di stagnazione dell'energia vitale,
o all'interno di un organismo vivente o del pianeta Terra, in cui si rendono impossibili o difficoltosi i processi di tensione carica-scarica-rilassamento e l'organismo cessa di espandersi per chiudersi e rattrappirsi su se stesso. La preposizione può essere invertita. Un organismo che cessa di espandersi costringe la propria energia vitale a stagnare, finendo per rattrappirsi, chiudendosi su se stesso. Sia le deduzioni di Freud che quelle di Reich tentano di dare delle spiegazioni a dei fenomeni che incontrano. Le epoche sono diverse e i soggetti che legano i fenomeni che incontrano sono diversi. Entrambi incontrano forme distruttive all'interno degli esseri umani e cercano di spiegare queste forme distruttive. Nessuno dei due si rende conto del processo di crescita degli esseri umani. Nessuno dei due immagina la formazione di un es o di un superio attraverso continue trasformazioni in relazione e in adattamento alle condizioni esterne incontrate. Nessuno dei due immagina un processo di costruzione psichico. Purtuttavia vengono individuate delle tare psichiche all'interno della crescita. Le relazioni edipiche, le frustrazioni sessuali, incidono sull'individuo e nell'intero corso della sua vita, producendo delle patologie in relazione ad un modello ideale preconcettualmente pensato da Freud e da Reich. La struttura emozionale, psichica, fisica e psicologica del soggetto, al di là di come lo si vuole suddividere e considerare, viene costruita in base alle relazioni che un soggetto incontra nel corso della propria esistenza. Le relazioni che un soggetto attraversa sono relazioni di mutua inferenza, dove la capacità di un soggetto di incidere all'interno della relazione è direttamente proporzionale alla sua capacità di scelta e di discriminazione nella relazione. Un individuo ha tante più possibilità di incidere in una relazione, tanto maggiore è l'esperienza nell'uso della sua volontà e nel discriminare all'interno delle scelte che compie. Un individuo ha tante più possibilità di incidere in una relazione, tanto maggiore la sua conoscenza, la sua consapevolezza e il suo sapere. Un individuo ha tante più possibilità di incidere in una relazione, tanto maggiore è il suo potere di essere. Di contro, un individuo ha tante più possibilità di subire quanto la relazione con altri soggetti gli impone, tanto minore è la sua esperienza nell'uso della sua volontà e nel discriminare all'interno delle scelte che compie. Un individuo ha tante più possibilità di subire in una relazione, tanto minore la sua coscienza, la sua consapevolezza e il suo sapere. Un individuo ha tante più possibilità di subire in una relazione, tanto minore è il suo potere di essere. Si può anche insistere su altri aspetti, ma non è importante. Incidere all'interno di una relazione significa indicare la direzione e la qualità di modificazione dei soggetti che quella relazione costruiscono. La relazione a quale fine? La modificazione dei soggetti che a quella relazione concorrono. Freud ci dice che la pulsione di morte tende a disgregare la vita in contrapposizione alla pulsione di vita, Eros, che aggrega e dilata. Reich ci dice che come l'energia vitale stagnata si forma nell'individuo quando questi cessa di svilupparsi o il cessare di svilupparsi porta alla formazione dell'energia vitale stagnata. La stagnazione è l'inizio della morte dell'individuo attraverso una serie di patologie che cortocircuitano l'attenzione, le tensioni e i bisogni dell'individuo in formule distruttive. Ciò che noi osserviamo nelle due formulazioni è che sono presenti fenomeni imputabili a forze e tensioni che tentano di espandere l'individuo nella vita e forze che tendono a bloccare l'espansione dell'individuo. Sia la formulazione freudiana che quella reichiana tentano di leggere i fenomeni in funzione di una struttura psicofisica dell'individuo. Individuano i traumi infantili che inibiscono la crescita rispetto ad un modello di individuo ideale, ma non leggono quanto avviene in funzione di un individuo che costruisce se stesso. Sia per Reich che per Freud, l'individuo nasce, si sviluppa e muore. Può vivere più o meno bene a seconda di un ipotetico sviluppo naturale ideale che essi pensano. L'individuo si costruisce mentre cresce e, una volta cresciuto, vive la sua vita. Questo è un modello concettuale monoteista, cristiano.
è un modello concettuale cristiano, in quanto l'individuo è comunque il frutto di determinazioni e di fini a lui esterni. I traumi che egli subisce sono tare di cui liberarsi, rimuovendole o riaccelerando la propria energia, ma il fine del liberarsi è la rimozione delle patologie rispetto ad un modello ideale al quale si richiede di aderire. Chi determina quel modello ideale? Quando e perché una patologia danneggia l'individuo? Quando una patologia si esprime e il trauma che arriva dall'oggettività diventa manifestazione patologica che necessita di rimozione? La risposta a questi perché, dal punto di vista pedagogico, patologico, lo lasciamo alla medicina e agli analisti. Diventa un discorso diverso da quello patologico quando consideriamo lo sviluppo di un essere umano da una diversa prospettiva, quando consideriamo la vita dell'essere umano come un percorso di incubazione, compattazione e costruzione del suo corpo luminoso, quando consideriamo la morte del corpo fisico come il momento della nascita di un corpo energetico, quando consideriamo la possibilità che la morte del corpo fisico coincida con la morte del proprio corpo energetico, il fallimento dell'esistenza, l'aborto della vita. Questo non cambia la relazione fra i traumi, la psiche e la fisicità dell'essere umano, ma pone l'essere umano in una diversa relazione col mondo e dunque con se stesso. Le funzioni mediche all'interno della psiche e del somatismo hanno la funzione di ricondurre un individuo all'interno di un modello ideale. E il modello ideale, a priori, è il fine dell'attività medico-psichiatrica. In stregoneria non esiste un modello ideale. In stregoneria esiste soltanto la lotta fra il bene e il male, dove, attenzione, per bene intendiamo la capacità di un individuo e la possibilità di espandersi nella sua vita e nel suo circostante, e per male intendiamo gli ostacoli che si frappongono a questa dilatazione e che costringono l'individuo a delle strategie di adattamento spesso distruttive sia per se stesso che per il sistema sociale in cui vive. La vita è un percorso di trasformazione strategica. Un miliardo di vite costruiscono equilibrio fra un miliardo di percorsi strategici, il cui fine è la dilatazione di ognuno degli individui, sia nei loro circostanti, sia nelle trasformazioni della loro vita. Se all'interno di quel miliardo di vite che sviluppano loro stesse, in percorsi strategici, alcune vie, qualunque sia la loro natura, anziché sviluppare se stesse, sia nel loro circostante, sia nelle loro strategie di vita, si sviluppano o si illudono di farlo attraverso l'impedimento dello sviluppo strategico di altre vite, costringendo queste a fagocitare l'impedimento, si ha la creazione di campi di energia vitale stagnata, quale manifestazione di pulsione di morte. All'interno dello sviluppo strategico di miliardi di vite, quanto serve alla nostra sopravvivenza si può distruggere, si possono mangiare gli animali. Ciò che non si può fare, salvo producendo pulsione di morte ed energia vitale stagnata, è costringere un soggetto a fagocitare l'accettazione alla rinuncia ad espandere se stesso, sia nel circostante che nelle operazioni strategiche della sua esistenza. A livello della comprensione comune, dovremmo spiegare in cosa consiste questa o quell'azione, cioè quando un'azione è espressione di pulsione di morte o è azione per la sopravvivenza strategica dell'individuo. Possiamo dire che sono manifestazioni di pulsione di morte tutte quelle azioni individuabili nel sistema sociale, il cui fine è la sottomissione degli individui e la costrizione degli individui ad aderire a progetti a loro estranei, tipo la costruzione di campi di sterminio, o non voglio vedere il diverso, non voglio vedere quello che mi dà fastidio. La pulsione di morte nei sistemi sociali in cui viviamo si è costruita azione dopo azione, anno dopo anno, da parecchie migliaia di anni. Si tratta di circa 15.000 anni. Nel corso di questo periodo, molti tentativi sono stati costruiti dalla pulsione di morte per imporsi sugli esseri umani. I fallimenti dei vari tentativi hanno comunque lasciato delle tracce nella psiche, nei campi di energia e nella struttura fisiologica degli esseri umani, che hanno fornito, questi elementi hanno fornito, la base di partenza per i tentativi successivi. Ad esempio, gli animali che ho tentato di allevare sono fuggiti, però l'idea che in condizioni migliori gli animali si possono costringere a farsi allevare si fa strada nella testa degli umani.
Questo vale anche per gli esseri umani. Se allevo animali, posso allevare anche esseri umani. Ad esempio, Solone, credo che sia giusto il nome, fa la riforma sociale ad Atene perché troppi cittadini diventano schiavi per debiti. Dunque, gli schiavi vengono liberati. Ma l'idea che costringendo qualcuno ai debiti si possa sottomettere si è fatta strada. Per i bambini è ancora più atroce. C'è stato in pratica un processo di sedimentazione psichico e fisiologico attraverso il quale la pulsione di morte, cioè l'attività di sottomettere o di essere sottomessi, è diventata parte dell'attività degli esseri umani. Il processo di sedimentazione della pulsione di morte è durato circa 15.000 anni. Vi ricordo che io sono un guardiano dell'anticristo perché la più grande operazione di pulsione di morte, di distruzione del divenire umano è stata fatta da quello che viene chiamato normalmente attraverso i Vangeli ufficiali il pazzo di Nazareth, il quale ha costretto milioni e milioni di individui in ginocchio e a distruggere la propria vita. Il processo di sedimentazione della pulsione di morte è durato circa 15.000 anni. Ogni volta che una generazione umana, 20 o 30 anni, moriva, ogni volta che una civiltà scompariva, ogni volta che una catastrofe naturale sconvolgeva i sistemi sociali, i singoli individui perdevano la memoria dei processi sociali di sviluppo ed erano costretti a ricorrere a soluzioni immediate, spesso pescando dalla pulsione di morte che avevano dentro di loro. Sono necessari 100 anni perché una quercia cresca e si sviluppi. Bastano pochi minuti con un'ascia di ferro per abbatterla. I vecchi hanno paura della morte quando sono vissuti distruggendo se stessi e trovano del tutto naturale costringere i loro figli a diventare il loro bastone della vecchiaia. Nel far questo distruggono il futuro dei loro figli e la possibilità di espansione futura del sistema sociale. Nel far questo bloccano i flussi di energia vitale costringendo i loro figli ad adattarsi alle loro esigenze, salvo cacciare e punire chi si ribella e fare festa come il figlio prodigo quando il vecchio riesce a fregare il suo figlio. La pulsione di morte può essere vista nel campo di energia delle persone e può essere letta dalle azioni che le persone compiono, dalle decisioni che prendono, dai fini che si ripromettono. Una pulsione di vita può allontanare la pulsione di morte dal dominio all'interno dei sistemi sociali attraverso un percorso di sedimentazione che dura alcune migliaia di anni. Non è possibile fare nessun progetto con quella durata. Gli esseri umani vivono un immediato che è lungo quanto la loro vita. Si possono fare soltanto delle considerazioni legate alla vita dell'essere umano. Si può affermare che l'essere umano nasce in un sistema sociale e in un circostante che esprime delle determinazioni nei suoi confronti. L'essere umano deve imparare ad usare la sua volontà per la costruzione di se stesso, prendendosi nelle proprie mani la responsabilità della sua vita. Questo non significa che le azioni fatte vengano identificate con la pulsione di vita. Significa che un aspetto della pulsione di morte che sta agendo sull'essere umano, tendendo a sottometterlo, inizia ad essere rimossa. La rimozione non è, parafrasando un mio amico, un pranzo di gala, non è un'opera letteraria, un disegno, un ricamo, non la si può fare con altrettanta eleganza, tranquillità o delicatezza, o con altrettanta dolcezza, gentilezza, cortesia, riguardo e magnanimità. La rimozione è un atto di determinazione soggettiva con la quale un essere umano rimuove un ostacolo al proprio sviluppo, prendendo nelle proprie mani la responsabilità della propria vita. La rimozione degli ostacoli della propria psiche e delle proprie relazioni con il mondo sono dei veri e propri abbattimenti del potere feudale alla sottomissione che si è imposto sugli esseri umani. Conflitti psichici che a volte distruggono anche relazioni sociali costruiti da tempo. Stare al gioco della pulsione di morte significa stare al gioco della sottomissione, significa stare al gioco del ruolo imposto. Quando quel ruolo viene rimosso, la conflittualità investe tutti i ruoli che ci stanno attorno. La rimozione della pulsione di morte che sovrasta un individuo è generatrice di conflittualità, una conflittualità che è sempre benefica
per il sistema sociale, in quanto un processo di modificazione della sottomissione degli individui pone le basi per un diverso sviluppo sociale. Per esempio, tutto il processo di liberazione dell'essere umano femminile dalla sottomissione imposta dal cattolicesimo è un fattore di benessere, sviluppo e stabilità per l'intero tessuto sociale. Eppure, quella liberazione fu frutto di fortissime tensioni e conflittualità sociali. Fortissime tensioni con il potere cattolico, quale garante della pulsione di morte, che oggi rivendica a se stesso il merito della liberazione femminile, magari indicando quanto non quanto sono perversi i musulmani, per articolare in maniera più raffinata lo sviluppo della pulsione di morte nel sistema sociale che intende dominare. La ricostruzione dei campi di sterminio ad opera dei cattolici è già in atto, nel senso che in questo momento è solo un lieve venticello. Se non si ferma Hitler in birreria, lo si fermerà davanti a Stalingrado con 40 milioni di morti. Il processo di liberazione dalla pulsione di morte nel sistema sociale passa attraverso la liberazione dei fenomeni con cui la pulsione di morte si esprime sopra e all'interno del singolo individuo. Il singolo individuo non vedrà mai l'eliminazione della pulsione di morte all'interno del sistema sociale, ma la sua lotta contro quanto blocca il suo sviluppo, sia nel circostante in cui vive, sia nello sviluppo strategico della sua esistenza, lo porta a mettere in atto delle strategie di liberazione soggettiva che modifica la sua capacità di relazionarsi col mondo. Questa modificazione è la sua gloria, il suo divenire nell'eternità dei mutamenti. Pertanto, quando parliamo di pulsione di morte, parliamo degli effetti della pulsione di morte. La pulsione di morte vive in sé e si manifesta attraverso l'imposizione della sottomissione. Questa imposizione genera conflittualità psichica, scontrandosi con le forze che dall'individuo tentano di espandersi nel circostante. Questa conflittualità è generata anche da forze che tentano di sottomettere l'individuo, sollecitando una direzione di sviluppo delle sollecitazioni che dall'individuo si manifestano verso l'esterno. Soluzioni sollecitate da forze esterne all'individuo. Gran parte della strategia psicologica del premio e della punizione per il raggiungimento di un risultato si basano sul far prendere all'individuo delle soluzioni che quel circostante intende far prendere. Pertanto, se il circostante è assolutamente malato di morte, solo le soluzioni in sintonia con le pulsioni di morte vengono premiate da quel circostante. Se in quel circostante si manifestano pulsioni di vita, allora non sempre le soluzioni relative alle pulsioni di morte sono premiate e tendono ad imporsi, ma qualche volta vengono annichilite e costrette ad arretrare, lasciando uscire dall'individuo soluzioni relative alle pulsioni di vita. Per questo motivo la strategia educazionale della stregoneria ha al suo centro l'essere umano adulto e non il bambino. È l'essere umano adulto che deve imparare a prendersi nelle proprie mani la responsabilità della sua vita e non imporre al bambino atteggiamenti che egli stesso, pur pensandoli, trova inadeguati. È assurdo imporre astinenza sessuale ad un minore quando l'astinenza sessuale impone strategie di liberazione dalle tensioni interne, spesso socialmente aberranti. Noi possiamo parlare di pulsione di morte come di attività che sottomette e pulsione di vita come attività d'uscita dalla sottomissione. Se qualcuno afferma questa è la descrizione della pulsione di morte, vi sta ingannando. La pulsione di morte si manifesta sempre in maniera diversa, a seconda delle condizioni che incontra. Sono le condizioni oggettive che portano l'individuo all'individuazione della pulsione di morte, partendo dai suoi bisogni e dai fini che si propone vivendo strategicamente. Quando qualcuno non è in grado di vivere strategicamente, la pulsione di morte lo ha inchiodato. Quando qualcuno combatte chi tenta di vivere strategicamente, la pulsione di morte lo ha fatto proprio. E qualunque cosa dica, qualunque cosa faccia, sia che prepari un pranzo di gala o una bellissima opera letteraria, vedi la Divina Commedia di Dante, un bel disegno o un grande ricamo, oppure se si rivolge a voi o a noi con dolcezza,
gentilezza, cortesia, riguardo e magnanimità? Sta solo tentando di mettervi il giogo della sottomissione, perché non solo la pulsione di morte ha sconfitto la sua capacità di vivere strategicamente, ma lo ha fatto proprio, lo ha trasformato in un cane da guardia attraverso il quale sottomettere chi non si può difendere, lo ha trasformato in un distruttore della vita, della vostra e della nostra vita, della vostra e nostra occasione di eternità. La pulsione di morte non è una verità da descrivere, ma è un processo di distruzione da individuare e fermare, perché la vita dell'essere umano, nel nostro caso, è la nostra opportunità di eternità, la nostra ricchezza che la pulsione di morte vuole appropriarsi. Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo. E come ho detto oggi, ho anche il diritto a tutti... Scusate... manuale. Ho anche il diritto a tutti i titoli che il paganesimo antico, che le civiltà che riconoscevano il divino nel circostante, riconoscevano gli dèi, li descrivevano e con gli dèi tentavano di costruire il futuro, ho il diritto a tutti quei titoli. E non è un diritto su carta bollata, è un diritto che ti dà la vita. E come la vita dice che il macellaio di Sodoma e Gomorra e il pazzo di Nazareth sono degli assassini e sono dei personaggi illegali in questo sistema sociale, se non fosse per il concordato, se non fosse perché lo Stato dice voi potete commettere i vostri delitti di apologia di strage, ma all'interno della vostra fede, distanti dal sistema sociale. Se lo Stato non facesse questo sarebbero dei reati. Essere cristiani in questo paese sarebbe un reato. Perché esistono dei reati di opinione, anche se i reati di opinione vanno via via, giustamente direi anche sparendo, cioè vengono cancellati. Però essere cristiani e costringere in ginocchio bambini a pregare è un reato. Ricordiamoci questo. Costringere i bambini a pregare è uno stupro. Ogni cristiano è responsabile di stupro rispetto alla vita. Guardiano dell'Anticristo. L'Anticristo è il respiro del mondo che si rivolge all'essere umano. E dice all'essere umano, togliti dalla posizione in ginocchio. Dalla posizione in ginocchio in cui ti ha messo il pazzo di Nazareth, stai distruggendo il pianeta, stai distruggendo la vita, stai saccheggiando ciò che per milioni e milioni di anni è stato messo insieme, adattamento dopo adattamento, momento di trasformazione dopo momento di trasformazione. Togliti da quella posizione in ginocchio. Comincia a prenderti nelle tue mani la responsabilità della tua vita. Questo è importante. E questa è l'unica cosa importante della stregoneria riferita al sistema sociale in cui viviamo, un sistema sociale ricco di esseri umani che sanno prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita anziché mettersi in ginocchio a pregare e a supplicare. È un sistema sociale ricco, è un sistema sociale nobile, è un sistema sociale che può guardare con fierezza il futuro, un sistema sociale in cui le persone, i bambini vengono costretti in ginocchio, è un sistema sociale povero e ha bisogno di molti ribelli, ha bisogno di molte tensioni affinché la sottomissione venga spazzata via. Non è bastata la rivoluzione francese, allora, non sono bastate lacrime di milioni di persone bruciate. Wojtyla chiede scusa, ma che cazzo di scuse fa? Cacci via il macellaio Sodoma e Gomorra e il pazzo di Nazareth, che gli ha ordinato di ammazzare chi non si poteva difendere. Chiede scusa per costruire nuovi campi di sterminio. Ha organizzato la mafia contro le donne indifese in Polonia, per costringerle a non abortire, per costringerle alla miseria del parto, alla miseria di parti che non potevano far fronte. Quale miserabile, quale miserabile. Costringere alla miseria, costringere le persone a carità, vendere e comperare individui, la macellaia dell'India, vendere e comperare persone, persone come bestiame, da comperare e da vendere, anziché rimuovere le condizioni che costruiscono la miseria. Quale vigliaccheria, quale vigliaccheria. Va bene, io spero di avervi chiarito che cos'è la pulsione di morte. Spero di avervelo chiarito, ma so benissimo che o le persone hanno dentro la magia con la quale entrare in relazione col mondo, con la quale sentire il respiro del mondo vivente che si rivolge a loro, o avranno la disperazione nel guardare la fine del mondo che gli sta davanti. E là uno stregone, un apprendista stregone non può fare assolutamente niente, non può fare assolutamente niente, non si può cambiare ciò che è
in questo momento. Si possono soltanto gettare le basi per costruire il futuro e basta. Non si può far diventare pagano chi è in ginocchio cristiano, si può soltanto alzare un'antenna affinché chi sente il mondo come vivente possa incontrarti. Bene, allacciamo un attimino i telefoni e vi ricordo che l'insieme delle trasmissioni sulla paura, Paganesimo Politeista, presenta un ciclo di conferenze sulla paura. La prima è stata tenuta ieri qui a Radio Gamma, visto che a San Rigo ci dicono che mettiamo in discussione 2000 anni di civiltà cristiana e poi qualcuno si monta la testa. Il libro della paura, il relatore è stato Francesco Scanagatta e ci ha spiegato ieri tutte quelle che alcune ipotesi, diciamo così, alcune elementi di produzione della pulsione di morte, proprio della distruzione degli individui, che dalla Bibbia vengono proposte agli esseri umani e hanno saccheggiato per millenni gli esseri umani. Seguirà una conferenza di Gian sul tema la paura, come veniamo condizionati fin dalla nascita alla paura, perché per mettere in ginocchio le persone è necessario costringerle alla paura, condizionarle alla paura, costringerle alla disperazione. Poi la disperazione fa schifo, i disperati possono essere messi anche in un campo di sterminio, chi se ne frega. Dopodiché seguirà un'altra conferenza fatta da me, Claudio Simeoni, a Stregoneria Oggi, diventare stregoni sotto il dominio cristiano. In realtà più che il processo di stregoneria all'interno del dominio cristiano è quali sono le strategie della vita attraverso le quali si può diventare un apprendista stregone e che cosa significa essere un apprendista stregone. Significa essere aperti al respiro del mondo, al respiro di libertà del mondo che ci circonda verso di noi. Significa imparare ad ascoltare il mondo che ci sta attorno. Significa imparare a soggettivare parte delle tensioni del mondo in noi stessi. E significa tante cose. E si fanno tante puttanate anche, eh? Però questo non credo che lo dirò in conferenza. Mentre invece, e questo sarà mercoledì 22 marzo. E mercoledì 29 marzo Silvano Lorenzon ci parlerà vampirismo oggi. Un tempo i vampiri abitavano in luoghi nascosti, ora abitano in ogni dove. Vampirismo, la capacità di sottomettere e di succhiare la vita. Oggi cibarsi della vita di altri sembra che sia uno sport nazionale. Bene, io per stasera quei temi ho finito. I telefoni sono attaccati 049 700 700 049 700 838. E andiamo avanti su un altro paio di cosette. Ho una rassegna stampa che non finisce più, eh? Perché? Perché è una barca di tempo che non faccio più rassegna stampa con tutte le notiziole che raccolgo. Abbiamo visto come la Chiesa Cattolica chiede agli scienziati di avallare la sua persecuzione. C'era il crocefisso, lasciò il seggio, scrutatore assolto. È andata in Cassazione questa sentenza. Dimettersi da scrutatore elettorale per protesta contro i crocefissi alla parete dei seggi non è reato. Infatti scrutatore, un pubblico ufficiale, cioè il rappresentante dello Stato, e lo Stato è laico, non confessionale, e questa è una sentenza della Corte di Cassazione. C'è un'altra sentenza a Perugia ed è polemica. Oscenità dalla TV, non dal sexy shop. Infatti è assurda l'attività dei cattolici e dei cristiani contro i sexy shop, perché ormai quello che è la libertà sessuale, quello che è la rappresentazione del corpo, la rappresentazione proprio del sesso, è rimasto l'ultimo rifugio con cui giocarsi le persone. Cioè la televisione ormai deve sempre più scoprire le gambe delle ballerine e probabilmente avremo anche le ballerine nude fra un po', anzi già abbiamo qualcosa del genere, e serve per attrarre i bisogni delle persone, serve per fare audience, per cui dare la caccia al sexy shop è solo un'infamia fatta dai cattolici che serve soltanto per impedire alle persone di fare il sesso come vogliono, per quello che gli piace, per come gli piace.
Beh, pedofilia a Mestre, imbarazzo e sconcerto per l'arresto di un capo dei focolarini, questo ne avevamo già parlato, un capo dei focolarini arrestato con le immagini perverse di bambini, giocava in internet. Ma questo è normale, perché per un cattolico i bambini sono oggetti di possesso, cioè le persone sono oggetto di possesso. Ora, nessuno nega che i bambini abbiano una loro sensualità, nessuno nega che esista una sessualità infantile, Freud lo ha studiato, tutta la psicologia, la psicanalisi ha degli studi in questi termini, come esistono delle castrazioni anche fatte sulla sessualità dei bambini, cioè l'impedimento per esempio a masturbarsi che i cattolici hanno messo in maniera oscena. Pronto? Ecco, sentivo mentre che te parlavi che ti ha detto che chi subisse non ha la capacità, la volontà di difendersi. Non certo tutte le circostanze, i casi, secondo me, se uno subisse aggressività, penso che abbia anche la capacità di difendersi psicologicamente. Ciao, grazie. Ciao. Ciao. Esiste, sì, sia l'uno che l'altro. Cioè, quando io metto l'accento su degli aspetti, metto sempre, quasi sempre aspetto su gli aspetti estremi, non tanto qui medi. È chiaro che mia figlia la mando, per esempio, gli piace, va in palestra di karate, chiaramente avrà un livello di difesa che sarà più alto di persone che non fanno sport. Cioè, questo vale un po' per tutte le persone, cioè, se tu pratichi un po' la vita, affronti la vita e anche determinazione davanti alla vita, magari davanti a un problema sai reagire meglio che non se non hai nessuna determinazione davanti alla vita. Cioè, se sei abituato a subire tutto, subisci anche delle cose atroci. Se invece conosci i tuoi diritti, sai affrontare la vita, ti sei data da fare per imparare, per fornirti di strumenti con cui affrontare al meglio, quando ci sono delle situazioni critiche, chiaramente affronti al meglio. Cioè, è l'esempio che ho fatto l'altra volta, un po' per burla e un po' per serio, quando vi ho detto che se doveste fuggire dall'Italia su un gommone e rifugiarvi in Albania per poter lavorare, se il gommone va a fondo perché qualcuno gli spara, se sapete nuotare avete le possibilità di cavarvela, se non sapete nuotare avete molte più possibilità di affogare. Per cui è vero, c'è sia l'uno che l'altro, c'è capacità di difendersi e capacità di non difendersi, possibilità. Comunque, in ogni caso, chi pratica la violenza va sempre condannato, perché è un atto di appropriazione. Anche se la violenza del disperato è comunque tollerata rispetto alla violenza di chi si appropria dell'incapace, almeno questo è il mio punto di vista. Vediamo un attimino se c'è qualcosa. C'è un altro articolo sul focolarino, ma penso che quelli ormai ne abbiamo una sfilza che non finisce più. È stupro anche se la vittima resta passiva. Sentenza della Corte di Cassazione. Come prova basta il dissenso manifestato ai violentatori appena intuite le loro intenzioni. Perché questo? Perché una persona può essere anche bloccata dalla paura. Si può anche bloccare, si può anche aver paura a reagire, e la Corte di Cassazione giustamente dice è violenza comunque, uno non deve difendere la sua verginità o la sua fisicità alla morte, non deve sacrificarsi sull'altare del martirio, questa è una roba da cristiani, siamo perdere, insomma, purtroppo l'hanno imposto per centinaia e centinaia d'anni e non pagheranno mai abbastanza per le porcherie che hanno fatto. Anticipazione in Francia, vabbè, lasciamo perdere questo. Scientology, religione a pagamento va tassata, una sentenza della Cassazione. Beh, allora, la sentenza della Cassazione dice, se tu con una struttura religiosa fai i soldi, cioè accumuli valore, accumuli soldi, devi, relativamente all'accumulo di quei soldi, pagare le tasse. Dice l'articolista del Gazzettino, un articolo del 2 marzo del 2000, per la prima volta la giustizia italiana esprime un giudizio definitivo di condanna nei confronti di amministratori della Chiesa di Scientology, definendo la religione a pagamento. Non è un giudizio di condanna, è un giudizio per tutti coloro che hanno attività economiche, qualunque sia l'attività economica che esercitano. Se uno fa soldi, deve pagare le tasse relative ai soldi che fa, punto e basta. Cioè, non esiste ma o come. Dopodiché, stabilito questo principio, esiste chiaramente dei principi per non pagare tasse, cioè per dirottare i soldi in altro modo. Esistono dei modi per dirottare i soldi che sono legali,
e dei modi per aggiornare i soldi che sono illegali. Uno sarà accettato, verificato e accettato, l'altro sarà combattuto da quello che è la Guardia di Finanza. Non è una sentenza di condanna, è semplicemente una precisazione che fa la Cassazione, che poi magari condanni anche l'amministratore che non ha pagato le tasse. Beh, mi sembra anche giusto, insomma, chi non paga le tasse va condannato perché non paga le tasse e basta. I vescovi bocciano i preti, dalla Repubblica del 3 marzo 2000. Individualismo, scarsa preparazione pastorale, tendenza a sottovalutare il valore dei ritiri spirituali, disincanto pastorale, non credo neanche che esista Dio fra le altre cose, insufficienza operativa dei consigli parrocchiali, ovvero tutti i mali dei preti italiani. Se c'è una degenerazione di quello che è l'assoggettamento all'interno del sistema sociale in cui viviamo, cioè nel senso che l'intero sistema sociale in cui viviamo si sta allontanando dalla Chiesa Cattolica, credo che questo giubileo sia il massimo, scusate, sia il massimo dei fallimenti possibili immaginabili. Solo un demente come Bisetto poteva pensare che la gente va a spogliarsi nuda a Piazza San Pietro per far dispetto al Papa, cioè assolutamente. Wojtyla avrà il suo grande fallimento nel fallimento del giubileo e perderà la sua credibilità di mobilitazione di massa proprio nelle sue manifestazioni del giubileo. Perché se per me in una conferenza che mi arriva 50 persone posso dire bene, molte persone sono arrivate. Pronto? Dico bene, molte persone sono arrivate, e chiaramente quando il tetto della partecipazione giubilare non risponde al numero, non saranno venduti abbastanza santini, non saranno venduti i posti letto, non saranno venduti gli accompagnatori e i soldi cominceranno a scarseggiare e la credibilità cattolica sarà ancora più basso. Se non c'è problemi dal punto di vista religioso, credo sia zero ormai. Passiamo ancora a un'altra notizia: l'uomo scimmia e i suoi cugini che lotta per diventare sapiens. Il problema è un altro. Il problema è che nella storia dell'evoluzione ci sono un numero troppo grande di specie di esseri viventi che sono sparite e purtroppo molte specie stanno sparendo ancora adesso, impoverendo tutta la vita. Pronto? Sì? Non te la manda, il Papa non te la manda qualche strale da sì, da non so, da paradiso. Pronto? Non so, sono qua che ti ascolto, dimmi. No, del Papa non te devo mandare qualche strale dal cielo per farti sanare la bocca. No, beh, penso che prima o dopo saranno i roghi nuovamente, da quello che dicono, dopo, vabbè, insomma, viviamo in un paese democratico. Vabbè, come stai, mister? Insomma, fai i fatti miei, rispondami, no? Te sempre rispondere, te vorresti che stasse mai così mal comune mezzo gaudio, vero? E ti sempre te dissi così, ti magari, anche se te stai mai, ti dici questo peso di me, stavo meglio mi, giusto? No, insomma, dai, dimmi, va. Cioè, mi sembra un discorso un po' campati, insomma. Come campati? Sì. Io solo sentire governo, sentire, ripeta che saluto, che è una vita che non. Va bene. Che non saluto, voglio. Ma dove sei il diavolo ti? Beh, non lo so, vedi ti. Sì, però, oh, scusa che una roba, siamo obiettivi. Sì, quella è una setta, una confessione religiosa cattolica, anche la tua è una setta. Siamo obiettivi sulle cose, a conti fatti. Chiaro? Ho sentito prima un passaggio solo che ho ascoltato minuti dopo che ho fatto le mie robe, che te parlavi appunto dell'esperienza del bazar, sua volontà e via via. Ascolta, ma invece che quel sviluppo, quel groviglio di parole, no? Se uno pensa che la libertà interiore è la forza contro le incertezze e le insicurezze, è il coraggio di essere soli in mezzo alla moltitudine, non si è risolto se sa dire tutto col giro di parole, parole, parole.
non te trovi. Se tu ritieni di averlo risolto dicendo questo, dici questo, non ti posso... Se... No, ma se un sviluppo di parole che mette neanche in stato confusionale le persone, proprio un groviglio di parole per dire una parola, non so se rendo l'idea. Per esprimere un concetto che si può esprimere con tre parole, non vedo dove... Io ho ascoltato Benuti dopo da sé che mi poi te corri così forte, ma te ripeto se una continua ripetizione, una pletora de cose. Dal mio punto di vista, dopo, ma scusa, mi ghetto capito quello che ti ho detto alla libertà. No, ho capito il tuo punto di vista. Ma però mi pare che anche a te, come qualsiasi cattolico, come qualsiasi altro musulmano che sia, a furia di leggere quei cose che ti hai letto dei maghi che esisteva e quei che ha fatto i vari libri, anche a te ti si inquina come che può essere inquinato un cristiano dai vari religioni o un musulman o buddista o quello che sia. Buddismo mi potrebbe piacere, ecco. Ascolti i buddisti, sicuramente da qualche radio li trovi. No. Cosa gusto che ti dica? No, mi ti ho detto, potrebbe piacere, ma non mi interessa. Quello che ti ho detto adesso, la libertà interiore, cosa ti vuoi dire? Non te ne capire. Potrebbe piacere, perché è forse più essenza di tutti, la filosofia cinese poi, se è che è di 10.000 anni, te puoi dire. Ma anche, ripeto, anche a te mi pare che te sì, tanto inquinato quanto un cattolico, un musulmano, un buddista, un ebreo, che sia. Mi me pare, avendo letto quei libri che ti ho letto. Vabbè. Non dico altro, non posso neanche commentare quello che dici tu. Perché? Te ho detto, è un fattore anche psicologico che sia chiaro che amico a mia ottica, quei parametri e canoni e diritto del pensiero che sia per tutti equivalenti che se va a arrivare, è una verità praticamente. Ma sì, senza che mi ripeto ancora, te ho detto, se uno continua a farsi lavare il capo da chi che sia, senza cercare questi parametri, che ti ho capito. Continuerà a essere così che resteremo schiavi delle varie sette religioni e quello che sia. Guarda, Leopardi ha detto appunto che che Dio non può essere un interdetto di fuori del mondo, lui è ogni cosa praticamente, ma guai a chi lo rappresenti, ma perché è una continua ricerca della verità e della sua immagine, ma a conti fatti però, come ti ripeto, quello che te ho detto, non te lo ripeto, quello che ho detto un attimo fa, se vai, insomma, e lo capisco senza che mi ripeta. Ognuno dovrebbe cercare di farsi un'analisi del suo pensiero, tutto ciò che è intelligente è già stato pensato, la sua mente deve cercare quei parametri di limiti, reciproco rispetto, da rapporto e via via, che sia un al di là, ma chi se ne frega, finché sono qua cerco di assaporare intensamente anche quel secondo di vita che ho. Vabbè. Sono morto, ciao, buon viaio. Va bon. Ciao mister, scusa te. Ciao, sentito, perché però tu cerca qualche volta di non evadere o ridere quando non hai risposte. Va bene. O chiudere il telefono. D'accordo. Ciao mister, ciao. Limiti reciproco rispetto per tutti, ricordati, ciao. Ciao. Pronto? Ciao Claudio. Ciao. Secondo il tuo parere, quando la donna in genere da tanti anni fa ha perso i valori, i diritti, dipende dall'uomo? Oppure dipende dalle religioni? Grazie, ciao. Ciao. Allora, il fatto che la donna abbia perso dei diritti in realtà dipende dalle circostanze, dipende da dei fattori che erano importanti di sopravvivenza e dipende da chi ha sfruttato quella situazione e l'ha dopo riprodotta generazione dopo generazione. Va bene, un altro paio di notizie. Strage di pastori e bambini. Il Gazzettino 01032000, Algeria, terrorismo del CIA. Oppure, l'ultima ancora, varata la parità scolastica, e qua chiudiamo la trasmissione, il Polo e i Vescovi protestano, è una legge ambigua. Sì, sono convinto che i Vescovi protestano, loro per parità scolastica volevano solo soldi, mentre si dimentica la parità scolastica, va fatta in funzione dei bambini, va fatta in funzione a chi è il fine della scolarità. Il fine della scolarità è l'istruzione, per cui la parità scolastica ha come finalità l'istruzione, non il fatto di far gay. Mi ringrazio di avermi ascoltato. Questa trasmissione è magia, stregoneria e paganesimo, e ripeto ancora, se non c'è anima, non c'è passione per ascoltare il mondo, il dolore del mondo che ci sta attorno, non potremo mai essere capaci di affrontare la vita.
Pertanto, vi piace o non vi piace, a me le persone che dice non pago le tasse, non faccio queste, tutto sommato mi sono indifferenti quando non mi sono nemiche. Preferisco essere attento a quel che se vi segna il semaforo a vendere fiori o a tendere la mano, o essere attento alle esigenze della vita di tutte le persone. Questa è la mia scelta, dopodiché ognuno faccia la sua. Ciao, grazie ancora. Io sono Claudio Simeoni, Piazzale Parmesan 8 Marghera, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo. A giovedì prossimo e grazie per l'ascolto.